la preghiera con l'animo grato, riconoscente al Signore che ci dà questa possibilità di trascorrere insieme questo tempo. Nella preghiera lo Spirito Santo ci aiuta a entrare alla presenza del Signore, entrare alla presenza. Tante volte la parte più profonda della preghiera avviene con un contatto semplice, immediato col Signore, un contatto del cuore col Signore che ci visita. Quella è la parte più profonda. Poi quello che io dico, i concetti che ascoltate, le parole che usiamo, i canti, sono come un disporre l'anima, prepararsi a questo contatto col Signore, il contatto col Signore, stare cuore a cuore col Signore. Questa è la parte profonda della preghiera, è quella che noi cerchiamo magari indirettamente, inconsapevolmente. Ti invito a fare tutto quello che puoi per avvicinarti al Signore. Ecco, essere attivo, attivo, fare quello che puoi, aiutato dalla preghiera comunitaria. Ora, per un momento, chiudiamo gli occhi, ci mettiamo un po' in pace, lasciando cadere i pensieri della vita quotidiana, diciamo così, del mondo. Facciamo subito una preghiera alta rivolta a Dio Padre con queste parole. Sei il mio Padre, vengo davanti a te. Sei il mio Padre, vengo davanti a te. Gesù come Signore, come colui che è risorto, come colui che dà la vita eterna, che dà lo Spirito Santo. Gesù vivo dipende la tua salvezza, la tua pace, dipende che nel tuo povero cuore venga ad abitare lo Spirito Santo. Yeah.
preghiamo, alziamo lo sguardo della mente verso Dio e per un momento dimentichiamo noi stessi e le nostre cose. Guardare verso di Lui, andare verso di Lui. Salvata dal male e possa partecipare un giorno al gaudio del paradiso. Diciamo a questo Padre: sei il mio Padre, pace del mio cuore. Ecco, questo ti invito a dirlo specialmente se nel tuo cuore ancora non c'è questa pace, se soffri di preoccupazione, di umiliazione, di inquietudine. Fai questa affermazione di fede, perché veramente Dio è questa pace e vuole darla a te questa sera. Spesso vengono suscitati dallo spirito del male e sono paradossalmente buon segno. Quando nella preghiera si genera questo conflitto tra la forza di Dio e della fede e questi pensieri che spesso sono dei ricordi, sono legati a situazioni che uno vive, questi pensieri si scatenano, sono buon segno, perché significa che sta agendo nel tuo cuore una grazia importante che lo spirito del male ostacola, vuole ostacolare. Questo dinamismo è talmente importante capirlo nella nostra vita che Sant'Ignazio, che è uno dei grandi maestri della vita spirituale, dice, c'è questa regola a quelli che dirigono gli esercizi, dice che se dopo un po' che si fanno gli esercizi nell'animo dell'esercitante non succede nessun conflitto, deve domandargli se li sta facendo come è stato indicato
e se si sta impegnando, perché normalmente quando noi facciamo un passo importante di avvicinamento al Signore avvengono questi pensieri e sentimenti contrari, si ingaggia una lotta. Viceversa, quando tu rimani sempre quieto, di solito significa che non stai camminando verso il Signore e lo spirito del male cerca di non farti accorgere di questa specie di paralisi nel cammino, ti lascia quieto perché non vuole che ti svegli, mentre la grazia di Dio, lo spirito buono, ti cerca di scuoterti, di suscitare un rimorso, di dare una spinta. Non so se mi sono spiegato, perché mi sono accorto che ho avuto l'impressione che qualcuno di voi, man mano che cantiamo, si trova in questa difficoltà. Non dobbiamo stupirci di questo, ma continuare il canto di fede, oppure la meditazione che stiamo facendo, stare davanti a Gesù con fede, perché così l'anima si rafforza e poi si spegneranno questi pensieri contrari al momento buono. Ecco, proviamo a ricantare con questa coscienza. Sei il mio Padre, pace del mio cuore. Soprattutto in Gesù, in noi lo è in un modo un po' imperfetto, ma avviene che man mano che noi andiamo avanti, Gesù col suo spirito prega in noi e nella sua anima in bocca a lui queste cose che diciamo sono vere perfettamente, pienamente, che Gesù ha questa relazione profondissima col Padre. In Lui l'amore del Padre genera una pace infinita che poi dà a noi. In Lui avviene questa gioia di essere amato perfettamente dal Padre. E adesso questa preghiera misteriosa, Lui vuole farla anche attraverso di te. E tu quando ti vai a pregare, non solo vai a chiedere le cose di cui hai bisogno, vai a, diciamo così, a prestare, a donare la tua persona Gesù, perché il Figlio di Dio continui in te la sua preghiera. Questa è la preghiera dei cristiani, la preghiera detta trinitaria. Gesù che prega in noi, che cosa bella, che cosa bella. Noi che siamo delle semplici creature, a volte un po' così, diventiamo tempio vivente dello Spirito con cui Gesù prega in noi. Con cui Gesù prega il Padre. Infatti noi diciamo anche nella teologia che siamo il corpo mistico di Gesù. Questa parola vuol dire che lo spirito di Gesù
vive in noi e soprattutto ci spinge verso il Padre, perché la relazione più importante di Gesù non è quella che ha direttamente con noi o col mondo, è quella che lui ha col Padre suo, col Padre suo. Provate un po' e osservate se nel tuo cuore, nel vostro cuore nasce un po' di gioia man mano che Gesù fa in voi questa preghiera. Guarda che sorpresa, che dignità che hai. Il Figlio di Dio vuole continuare sulla terra la sua preghiera anche attraverso di te. E quando tu non dai tempo alla preghiera, privi Gesù di una dimensione, di una realizzazione importante della sua preghiera nel mondo. Chiara Lubi, che aveva una grandissima intuizione riferita alla Madonna, diceva che noi siamo, rispetto alla Madonna, il suo poter essere. Il suo poter essere significa la sua presenza nel mondo attraverso di noi. Questo vale ancora di più per Gesù. Ecco, allora preghiamo ancora un po' verso l'Eterno Padre, immaginando, in un certo senso pensando, che Gesù faccia in noi questa preghiera e dica queste cose a Dio Padre attraverso di noi, perché in bocca a Lui sono verissime, in noi lo sono in modo un po' imperfetto, ma in bocca a Gesù queste cose che diciamo sono verissime, sono veramente vere. Sei il mio Padre, pace del mio cuore. Questo è vero in un modo molto più perfetto in Gesù, perché noi abbiamo cominciato a esistere in un certo momento del tempo. Quindi è vero che la nostra vita viene da Lui, ed è anche importantissimo che lo sappiamo, che lo ricordiamo, che cerchiamo pure di capirlo un po'. Ma questo fatto in Gesù c'è dall'eternità, perché Gesù non ha cominciato solo a esistere, lui ha cominciato come figlio di Dio incarnato nel seno di Maria, però come Verbo eterno, figlio unigenito del Padre, esiste dall'eternità, parliamo in modo un po' imperfetto, ma questa vita che scende dal Padre in lui, che lo genera, c'è da sempre con una perfezione infinita. Quindi Gesù dice questa parola con un significato pienissimo e per noi quasi incomprensibile nella sua profondità. Dice al Padre: vita del mio cuore, tu sei la mia vita, io sono tuo figlio in eterno, nella perfezione propria di Dio. Vita del mio cuore.
infatti un aspetto che a me piace tanto di spiegarlo questo, perché io ho conosciuto nella mia vita così molte persone, specialmente tra i nostri bambini, ma a volte anche tra gli adulti, che hanno delle lacune affettive gravi, a volte gravissime. Persone che non sono state amate da piccole, che non hanno conosciuto il papà, la mamma, che sono state abbandonate, eccetera. E anche a volte quelli che nascono in famiglie più o meno regolari hanno delle avventure sentimentali traumatizzanti, eccetera, eccetera, a volte dei lutti. E ho visto come umanamente è proprio difficile risanare questi buchi proprio che ci sono nell'anima. Qui sono persone assetate di affetto, che fanno anche scelte sbagliate nelle relazioni perché hanno tanto bisogno di affetto, non sanno valutare se una relazione è sana oppure no, se può avere un futuro oppure no. Ecco, e di fronte a questa, diciamo, queste profonde ferite del cuore che oggi si aggravano per il fatto che molte persone non hanno la fede in Dio e quindi non conoscono che Dio li ama, non lo conoscono proprio, anzi pensano per i disastri della loro vita che Dio proprio pure li abbia abbandonati e che sia sordo alle loro preghiere. Ecco, di fronte a queste situazioni difficili ho scoperto che la fede, l'annuncio innanzitutto di Dio come Padre e la fede in Dio come Padre è una potente sorgente di guarigione di queste lacune, una potente sorgente di guarigione. E ho capito meglio una frase del Vangelo che prima meditavo ma che non capivo granché, dove Gesù dice, adesso io ve lo dico e poi vi chiedo anche di ripeterlo, poi ve lo spiego: non chiamate nessuno padre sulla terra. Non chiamate nessuno padre sulla terra. Perché uno solo è il Padre vostro. Perché uno solo è il Padre vostro. Quello dei cieli. Questa parola del Vangelo è una grande rivelazione, significa non alla lettera come alcuni interpreterebbero, che non possiamo dire papà, mamma, no, perché in altri parti Gesù dice di aver rispetto ai genitori, eccetera. Che cosa vuol dire Gesù con questa parola che è paradossale, diciamo? Vuol dire che la paternità di Dio, l'essere padre di Dio, è infinitamente più grande e più potente della migliore paternità umana. Se tu metti a confronto la paternità di Dio e quella dei tuoi genitori, verrà una differenza enorme, al punto che quella umana quasi non si può manco considerare. Quando anche i genitori sono bravi, adesso non parliamo di quelli che fanno cose storte, ma anche quando i genitori sono proprio bravi, che hanno cura dei figli, che hanno responsabilità, che hanno la pedagogia, la saggezza, eccetera, eccetera, però anche in questo caso, paragonata questa paternità a quella di Dio Padre, c'è una distanza, una differenza immensa. Per cui il titolo di padre, in senso proprio pieno e straordinario, va attribuito a Dio solo. Le altre paternità o maternità, che pure sono importantissime, soprattutto nell'infanzia, sono come una derivazione, una incarnazione pallida, molto imperfetta, di questa paternità immensa di Dio. Allora,
Quando noi veniamo a contatto col Vangelo, con l'annuncio della fede, si apre per noi la conoscenza di questa paternità suprema di Dio. E impariamo piano piano, a volte con fatica, a volte all'improvviso, in un modo eclatante, questa sorgente della vita che Dio stesso è, questa sorgente dell'amore. E questa scoperta ha il potere di sanare e di guarire le lacune di cui ho parlato prima. Oggi ci ricordiamo tanto gli psicologi, ma la psicologia spiega i sentimenti, ma non cambia le condizioni profonde del cuore. Le condizioni profonde del cuore cambiano quando uno fa esperienza dell'amore di Dio, della paternità di Dio, che può risanare queste lacune, perché è onnipotente e può scendere nell'intimo nucleo della tua personalità. Lo Spirito di Dio può scendere laggiù dove neanche tu puoi andare, men che meno gli psicologi, che più si rimangono a livello di pensiero, secondo anche delle teorie un po' imperfette. Allora, chiudo questa preghiera che abbiamo fatto adesso. Ogni tanto dobbiamo ripeterla anche da soli. Adesso ve la metto in una versione un po' più legata alla guarigione, come una preghiera di guarigione del cuore, la guarigione profonda del cuore di cui abbiamo parlato, cioè del centro della personalità, dove si apre qualcosa per ricevere l'amore di Dio, per ricevere l'amore di Dio. Adesso diremo questa parola, perché in italiano non ce n'è una breve che possa conformarsi alla musica. Diremo: sei il mio padre, pace del mio cuore. Ma questa pace non è semplicemente la tranquillità, è la guarigione, grazia di guarigione, guarigione di questo senso di non essere amati, di non valere nulla, di non sapere perché tu stai al mondo. Questa guarigione profonda, noi adesso la esprimiamo col termine di pace, ma intendiamo proprio questa guarigione, e facciamo un'affermazione di fede. Ancora non lo sperimentiamo granché, però sulla base del Vangelo che vi ho annunciato, noi lo crediamo, quello che diciamo lo crediamo, perché è una verità, e vogliamo che agisca in noi, vogliamo che agisca in noi per risanare le radici del nostro cuore e farci sentire, almeno stasera un poco, che siamo immensamente amati da Dio, siamo amati da Dio, siamo voluti da Dio, siamo voluti e siamo oggetto di un amore così grande che solo in paradiso capiremo bene. Adesso dobbiamo crederlo e dobbiamo sperimentarlo un poco. Ah.
Signore, del tuo amore per me. Grazie, Signore, del tuo amore per me. Grazie, Padre Santo, del tuo amore per me. Grazie, Padre Santo, del tuo amore per me. Io lo credo. Io lo credo. Perché Gesù me ne ha parlato. Perché Gesù me ne ha parlato. Ma voglio farne esperienza. Ma voglio farne esperienza. Mandami il tuo spirito. Mandami il tuo spirito. Tocca la mia anima. Tocca la mia anima. Fa che io sperimenti il tuo amore. Fa che io sperimenti il tuo amore. Ora. Ora. Nelle mie condizioni di vita. Nelle mie condizioni di vita. Tu, oh Signore, puoi raggiungermi. Tu, oh Signore, puoi raggiungermi. Perché sei onnipotente. Perché sei onnipotente. E mi ami. E mi ami. Amen. Ecco, adesso meditiamo una parola che prendiamo dal Vangelo di oggi, una parola un po', diciamo, paradossale, come capita spesso nel Vangelo, cioè non tanto facile da capire e da credere, ma lo Spirito Santo ci aiuterà. Riassumo tutto un discorso un po' lungo che Gesù fa, dove annuncia grandi prove, sofferenze, eccetera. Poi conclude così: sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Ecco, adesso ripetiamo la frase e poi la spieghiamo un po' per assimilarla. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Ecco, cosa vuol dire Gesù? Gesù sta parlando adesso del futuro della Chiesa, dei suoi discepoli. E prevede, annuncia queste persecuzioni e anche non solo le persecuzioni degli uomini, bensì anche i disastri naturali, terremoti, carestie, eccetera. Quindi dei momenti di grande prova. E poi dice, però, neppure un capello del vostro capo sarà perduto. E in un altro punto dice, non lasciatevi turbare, perché queste cose devono succedere. E poi un altro punto dice, quando sentite parlare di guerre e rumori di guerre, non vi turbate. Che cosa Gesù vuol dire soprattutto a noi? Vuol dire che ci sono dei momenti di prova, che hanno anche un tempo determinato, non è che dureranno sempre, ma vuol dire anche che in questi momenti di prova saremo assistiti da Lui in un modo speciale. Speciale, potente, al punto da volgere a nostro bene pure queste sofferenze, queste prove. Ecco perché dice, neanche un capello del vostro capo sarà perduto, perché il Signore ci dà grazia di attraversare le prove senza crollare nella fede, nella fiducia in Lui, anzi crescendo potentemente nel suo amore. E questa è l'annuncio del Signore. E vuole che noi ne facciamo esperienza di questo, cominciando dalle piccole prove, perché queste prove di cui Gesù parla, ne parla a livello un po' collettivo, non è che sono così gravi per tutti, spesso sono, insomma, il Signore ce le risparmia, tranne nei grandi santi, si vede nei grandi santi delle prove. Non sappiamo quelle prove che avremo in futuro, però anche dal Vangelo viene a noi la spinta a valorizzare le prove quotidiane. Una stanchezza, una discussione brutta, un'offesa, una difficoltà nel lavoro, eccetera. Queste difficoltà devono diventare per noi come gli esercizi che a volte si fanno in palestra, quando uno si deve allenare per fortificarsi, no? Si fa gli esercizi, ripeti 10 volte così, 20 volte così, eccetera, eccetera.
Queste piccole prove noi dobbiamo prenderle come degli esercizi. Va bene? Siete stanchi un poco, ma adesso ci raccogliamo un pochino, ci andiamo verso la conclusione. Però voglio che diciamo una breve preghiera, una posta del rosario su questo punto. Su questo punto, perché vorrei che nascesse in te una fiducia che nella prova il Signore non ti abbandona e che ti dà grazia per trasformarla in una crescita nel suo amore e nella fiducia verso di Lui, e che la Madonna ci aiuti in questo tutti quanti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è al Figlio e allo Spirito Santo. Manda, o Signore, ecco, adesso faremo un quarto d'ora di adorazione di Gesù e davanti a Gesù faremo la preghiera per i genitori. Tanto tempo fa, durante il mese di agosto, io avevo dato origine a un gruppo attraverso WhatsApp proprio per aiutare i genitori in difficoltà, e mi è stato richiesto più di una volta di continuare questa preghiera,
Ecco, lo facciamo stasera per i genitori che hanno particolari sofferenze con i figli, oggi sono tanti. E poi faremo una preghiera per tutti quelli che parteciperanno al pellegrinaggio di domenica, ecco, in una forma semplice, diciamo, non tanto lunga.